Sergio Buffone si trova nelle condizioni che due persone hanno detto che hanno ricevuto una telefonata, hanno ricevuto un'offerta di 50.000 euro e adesso si trova a dover dire, lui, a doversi scagionare dal fatto che questa cosa, come lui sostiene, l'ho sentito personalmente, non è vera. È stato anche, diciamo, preso nel mezzo, perché si è trovato davanti alla Procura federale senza sapere di che cosa si trattava e senza avvocato e senza niente. Quindi diciamo che a volte, se adesso qualcuno si mettesse a parlare di questa partita del Torino, io non so cosa verrebbe fuori se qualcuno scoperchi il pentolone. Però diciamo che ci sono quantomeno due pesi e due misure. Sì. Enrico, questo sono io lo degli voglio accordi. Dire perché mi sento di dirlo. Scusa, sono degli accordi che se anche non si discute fra società, i dirigenti del Torino, ma i giocatori in campo a un certo punto. Sono giocatori che hanno militato magari una parte della stessa squadra. Sono situazioni che si creano durante la partita. Allora Gastone, però prima hai detto una cosa diversa. Tu hai detto una cosa del no. Lumezzane. Lumezzane è stato sbagliato se è guarda vero. Guarda caso che sempre Con Ravenna abbia avuto due interlocutori da parte del Lumezzane, certe cose io non credo che Giorgio gliele debba insegnare io, non si fanno con due persone, perché dopo due persone